Senti, ci aiuti ad essere ancora più attivi quando rivedremo, avremo occasione di vedere le due prime parti della trilogia e poi quando a ottobre vedremo la terza. C'è un titolo definitivo o è quello sì, che hai girato sì, sul finale? Sì, no, si chiama più o meno, poi quando il titolo del film a un certo punto diventa un... Sì, si chiama Capri Batterie, è un titolo in tedesco, Batterie in tedesco, è il titolo di un'opera di Joseph Beuys, che è stato un grande artista rivoluzionario del Novecento. Appunto dicevo, per farci essere ancora più attivi e consapevoli, ci aiuti, torniamo un attimo indietro, la genesi di questa trilogia, l'hai subito pensata come trilogia, come sono andate le cose? Appunto facciamo un po' di backstage. È proprio come il film flusso che sto preparando per il Mato, cioè non c'è mai nulla di programmato, perché cioè è un viaggio, un work in progress, e per me tra l'altro un work in progress tra i diversi linguaggi. Quindi premettiamo che io di 800 non sapevo quasi nulla dell'800 italiano quando ero studente, era proprio un periodo che non mi attraeva, naturalmente magari mi potevo attrarre le cose dell'800 in Francia, in Inghilterra e così via, ma invece mi veniva come un senso di polvere, di lunghe barbe, di non so, di qualche cosa che mi ha sempre impedito un vero rapporto. Poi le cose sono andate avanti, è successo che a un certo punto nel 2004, quindi insomma non molti anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, insomma anni in cui il terrorismo era molto così, stava insomma così perversando insomma un po' dovunque, e a un certo punto appunto sono quei cortocircuiti, insomma appunto quelle domande che improvvisamente si affacciano, cioè mi sono detto, ma com'è possibile che il nostro paese che insomma ha avuto una storia, diciamo una guerra, no, per la indipendenza, per la liberazione dallo straniero e così via, conosca solo pagine o di grandi battaglie o di grandi diplomazie o di... Ma è possibile che non esista un sotto dove ci sarà stata una parte sporca, come dire, no? Una parte che... E allora sulla spinta di questa domanda, che ovviamente riguardava più il presente che non il passato, ho cominciato a scartabellare tra libri, sono andato in Biblioteca Nazionale, ho cominciato a vedere una serie di cose che ovviamente nei libri degli storici ci sono, cioè non ho mica scoperto nulla, e cominciavo a vedere appunto come Mazzini fosse in realtà considerato un elemento pericolosissimo, insomma da le polizie straniere lo definivano un terrorista. Sottolineo questa frase perché bisogna stare attenti, perché si viene attaccati, però questa è la storia, e Cavour aveva anche deciso il luogo a Genova dove impiccare Mazzini, quindi voglio dire, vuol dire che molta diciamo della retorica che proveniva, insomma, che in qualche modo secondo me dava questo senso di noia, no? Cioè qualche cosa di inautentico rispetto invece a quelli che sono stati conflitti fortissimi dell'Ottocento, che Felice Orsini abbia attentato alla vita di Napoleone III facendo 8 morti e 150 feriti tra la folla a Parigi, insomma nel 1858, insomma cioè tutte cose di cui non avevo la più pallida idea. Allora piano piano è cominciato tutto questo mondo del passato a venirmi in incontro con una, certamente con una forte così, con una violenza, con una contraddittorietà fortissima. Ho fatto questo viaggio con Giancarlo De Cataldo, che ho chiamato proprio, diciamo, la stima che avevo di lui come scrittore, ma anche come, diciamo, appunto come persona capace proprio di toccare documenti, entrare, cioè avevo bisogno proprio di compiere un viaggio nella materia rossellinianamente, Rossellini è il mio grande riferimento, proprio nella materia della storia, cioè fare cinema con la storia, quindi non inventando così. E niente, quindi insomma questo viaggio